Poracci, ormai l'uscita di Paper Mario The Origami King è dietro l'angolo e una delle serie più amate di Nintendo si appresta a fare il suo debutto su Switch con un titolo che promette di riportare agli antichi fasti una saga che ha subito un netto calo qualitativo negli ultimi anni. C'è poco da girarci intorno però, per quanto The Origami King abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei giochi più importanti di questo 2020, Intelligent System ha definitivamente abbandonato la struttura da JRPG che aveva caratterizzato i primi due episodi di Paper Mario. Se siete quindi dei nostalgici che ritengono il portale millenario una delle vette massime delle avventure di Mario nel territorio dei GDR a turni, potreste rimanere delusi da The Origami King, ma non disperate, perché in questo video vi parlerò di Bug Fables, quello che ritengo essere il vero erede dei Paper Mario classici. Prima di scoprire cosa c'è di tanto interessante dietro a questo titolo indie, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Basta un semplice sguardo per capire da subito quanto Bug Fables si ispiri a Paper Mario. Esteticamente, il mondo fatto di carta presenta tutti i tratti distintivi classici della serie, dai modelli dei personaggi in due dimensioni agli edifici in stile pop-up. Certo, Bug Fables è un titolo indie, quindi non aspettatevi la stessa pulizia grafica di un Paper Mario e per quanto il cel shading sia gradevole e nasconda molte delle imperfezioni del motore grafico, la palette cromatica a volte risulta un po' spenta e sottotono. Nonostante questo il gioco è molto piacevole da guardare, grazie soprattutto a un cast di personaggi azzeccatissimi. Come suggerisce il nome del gioco, infatti, Bug Fables è ambientata a Bugaria, un regno popolato da insetti antropomorfi. Qui il trio di protagonisti, composto da Vi l'ape, Kabu il coleottero e Leif la falena, si imbarca in un'avventura per conto della regina delle formiche con l'intento di recuperare un artefatto, il germoglio sempreverde, che si narra possa garantire la giovinezza eterna. La storia è divisa in 7 capitoli principali, ognuno dei quali richiederà circa 3 ore per essere completato, ed è sorprendente come Moonsprout Games sia riuscita a catturare l'umorismo tipico dei dialoghi di Paper Mario riadattandolo in una storia per niente banale, ricca di situazioni diverse e colpi di scena, ma che lascia spazio anche per l'approfondimento dei singoli personaggi e del loro passato. In questo aiuta molto che il team sia composto da soli 3 protagonisti, disponibili all'interno della squadra praticamente da subito. Questo permette di familiarizzare con i loro caratteri e di affezionarsi al cast di dimensioni ridotte. In pieno stile JRPG poi è data molta enfasi all'esplorazione e alla possibilità di interagire con tutti gli abitanti dei vari villaggi. Non c'è una world map, ma il mondo di gioco non risulta certo stretto o eccessivamente compresso, e nonostante ci sia la possibilità di usufruire di un sistema di tunnel per saltare le sezioni di overworld che collegano i vari centri abitati, la funzione di fast travel arriva forse leggermente in ritardo nella progressione della quest principale. Resta il fatto che Bugaria è un piacere da esplorare, e ci sono tantissime zone segrete da scoprire, così come missioni secondarie da portare a termine e attività collaterali a cui prendere parte, che è facile perdersi completamente nel mondo di gioco ed allontanarsi per svariate ore dall'avanzamento della storia principale. Proprio l'esplorazione rappresenta uno dei due cuori pulsanti di Bug Fables ed è stato riposto molto impegno nel mettere a punto un level design che incentivi il giocatore ad utilizzare le abilità dei singoli personaggi in vari puzzle ambientali e sezioni platform tutt'altro che banali. Le abilità specifiche del combattimento, di cui parleremo tra poco, trovano la loro controparte durante l'avventura. Ad esempio, Vi potrà utilizzare il suo boomerang per azionare a distanza dei marchingegni, Kabu il suo corno per rimuovere degli ostacoli e Leif la magia per congelare nemici e gocce d'acqua per farli diventare delle piattaforme. Queste sono alcune delle soluzioni a disposizione e nel corso della storia il giocatore sbloccherà nuovi poteri in grado di rendere accessibili zone altrimenti inarrivabili. In questo modo il backtracking necessario per le side quest diventa molto meno noioso del previsto. Purtroppo, e questo forse è l'unico grave difetto del gioco a mio avviso, le sezioni platform sono traviate da dei controlli non precisissimi e una fisica dei salti tutt'altro che soddisfacente. Questo, unito a una prospettiva difficile da interpretare a causa dei modelli in due dimensioni dei protagonisti,
trasforma anche il più banale dei puzzle o delle sezioni platform in dei trial and error che richiederanno numerosi tentativi nonostante sia chiara la soluzione per poter procedere oltre. Ma ora passiamo al combattimento, il motivo per cui è lecito definire Bug Fables il vero erede di Paper Mario. Così come per l'art design, anche nel combat system non sono stati nascosti minimamente i punti di riferimento posti alla base del titolo. I combattimenti a turni presentano tutte le caratteristiche vincenti dei primi due Paper Mario, aggiungendo però un tocco personale in grado di limarne alcuni difetti strutturali. In puro stile JRPG, una volta entrati a contatto con i nemici, si verrà trasportati in un'arena dove le battaglie si svolgeranno a turni. Ognuno dei membri del team dispone di alcune peculiarità di attacco e ogni azione, sia offensiva che difensiva, richiederà di inserire dei particolari input a tempo per massimizzarne l'efficacia. Ad esempio, l'attacco di V richiederà di premere il tasto attacco in uno specifico momento, quello di Leaf di premere rapidamente il tasto indicato e Kabu di rilasciare la levetta direzionale al momento giusto. Anche le parate richiederanno il tempismo corretto per limitare i danni e fuggire da un combattimento potrà essere possibile solo dopo aver inserito la stringa corretta di comandi. Questi sono solo alcuni degli esempi dei veri e propri QTE che, proprio come nella saga di Paper Mario, rendono dinamici e imprevedibili gli scontri che, piuttosto che affidarsi a delle semplici selezioni nei menu, richiedono una partecipazione attiva da parte del giocatore. Grandissima importanza è data alle singole abilità di ogni personaggio e alla turnazione all'interno degli scontri. Ad esempio, i nemici volanti potranno essere attaccati solamente da V con il suo boomerang, che colpendoli li costringerà ad atterrare rendendoli dei bersagli abbordabili anche per Leaf e Kabu. Quindi, all'interno di ogni turno, non solo sarà possibile scegliere l'ordine di attacco, ma inoltre si potrà usufruire del turn relay, ovvero la possibilità di cedere l'azione ad un alleato che sarà in grado di agire così per una seconda volta, anche se con il potenziale di attacco ridotto. Una formula semplice, ma che aggiunge un'interessante profondità strategica che richiede un'attenta pianificazione delle battaglie. Ed è proprio in questo che, secondo me, Bug Fables cattura pienamente lo spirito ruolistico di Paper Mario. Presenta tutte le caratteristiche tipiche dei JRPG, senza però sfociare in un combat system complesso o eccessivamente stratificato. Ad esempio, l'esperienza ottenuta a fine battaglia è condivisa tra i membri del party e salire di livello significa aumentare il grado della squadra, ovvero poter scegliere se aumentare gli HP dei membri, i punti team o i punti medaglia. I primi rappresentano l'energia vitale, i secondi i punti necessari per effettuare gli attacchi speciali, l'equivalente dei punti fiori per intenderci, e i terzi la capacità di equipaggiare le medaglie. Queste sono il corrispettivo delle spille di Paper Mario e, proprio come i badge, garantiscono degli importanti bonus durante il combattimento, sia attivi che passivi. Ogni medaglia ha il suo costo per essere equipaggiata e anche il suo effetto, tanto da essere l'unico mezzo per poter alterare le statistiche dei tre combattenti. Non è una meccanica fondamentale del combattimento, ma garantisce delle interessanti variazioni sul tema, come la capacità di attaccare più volte in un turno, la possibilità di aumentare la difficoltà o anche quella di ignorare nemici di livello troppo basso. Ottenibili tramite l'attenta esplorazione degli ambienti o tramite la risoluzione di quest secondarie, le medaglie sono solo l'ennesimo elemento di continuità tra le varie fasi di gioco e contribuiscono ad arricchire un'esperienza fluida e coinvolgente dall'inizio alla fine. Insomma, Bug Fables è un esperimento più che riuscito, soprattutto se si contestualizza lo sforzo produttivo di Moonsprout Games, un piccolo studio che è riuscito a catturare perfettamente l'essenza di una saga storica come quella di Paper Mario. Non lasciatevi ingannare però dalle palesi somiglianze stilistiche, tanto nella grafica quanto nelle musiche, con la serie di Intelligent System, perché Bug Fables non si accontenta di essere semplicemente una copia carbone, ma introduce numerose meccaniche di gameplay nel tentativo di perfezionare una formula collaudata, ormai purtroppo abbandonata. Non è certo un gioco esente da difetti, eppure il risultato finale è sorprendentemente appagante. Il titolo infatti propone una storia graziata da uno humor pungente, ma a differenza di esperimenti come Color Splash e Sticker Star, pur introducendo numerosi elementi da puzzle game, non sacrifica la sua struttura da JRPG. Se non siete convinti al 100% dalla direzione intrapresa anche da The Origami King e magari volete risparmiare qualcosina, vi straconsiglio l'acquisto di Bug Fables. Va detto che il gioco non è disponibile in italiano e, per quanto capisco possa essere limitante per alcuni, la sola presenza dell'inglese non può essere considerata oggi un difetto.
Ciò detto, poracci, spero che questo video vi torni utile. In caso, fatemelo sapere con un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, comunque odio gli insetti. Ciao!